Trentino La Barba, medaglia d'oro al valor militare. Remo Falcone, medaglia d'argento al valor militare. Lanciano non dimentica i suoi eroi che nella rivolta del 1943, il 5 e 6 ottobre, persero la vita per liberare la città dall'occupazione nazifascista. Morirono 23 lancianesi, 11 in combattimento e 12 per rappresaglia. Per l'importante ricorrenza degli 80 anni sono stati organizzati numerosi eventi. Il sindaco Filippo Paolini. Gli 80 anni sono un momento molto particolare. È un significato altrettanto particolare perché la memoria corre il rischio di far dimenticare a molti il sacrificio di questi ragazzi. Quest'anno per gli 80 anni abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere la banda dei carabinieri, per cui ci fa piacere che ci sono anche tantissime autorità militari oggi con noi nel ricordo di quelle persone che ci hanno consentito oggi di essere liberi. Maria Saveria Borrelli dell'Ampi di Lanciano ci ricorda anche la figura di Trentino La Barba. Un momento importante, però 80 anni sembrano pochi, ma nello stesso tempo sono tanti anni. E quindi con forza l'Ampi ribadisce di continuare a coltivare la memoria e la storia della rivolta ottobrina, la prima rivolta in città dopo la città di Napoli. Fu una rivolta importante in cui per la prima volta uomini e donne, giovani, ragazze si unirono per dare corpo al moto di disubbidienza. Furono partigiani della disubbidienza tutti quanti. Trentino La Barba, nipote di Trentino La Barba, e questa dopo tanti anni, dopo 80 anni, ha rimesso per tutti noi la medaglia del nonno. Trentino La Barba non ha dato retta a Nicoletta, a sua moglie, che lo richiamava di non andare. Lui è andato perché veniva fuori dalla prigionia, era venuto a piedi, era tornato a Lanciano e aveva appena conosciuto la sua bimba di 6 mesi. Questo fu la forza di andare avanti e di consegnarle un'Italia libera, ma venne subì la cattura il 5 ottobre nel pomeriggio, venne preso, trascinato lungo la strada, portato al villino Paolucci, trucidato tutta la notte. Trentino poi venne accecato.